Buongiorno, per Mido TV in questo momento ci troviamo con Oliviero Zanone, Luca Francescutti, cofondatori di ResRei e Damiano Dal Ponte, commerciale marketing. Buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda Mido quest'anno, quali sono le novità che la vostra azienda propone? Allora, quest'anno abbiamo un'estensione della nostra collezione alla quale abbiamo aggiunto 5 nuovi modelli e una serie di nuovi acetati che presentiamo per la prima volta. E poi quello che vedete qui davanti, che sono le tirature limitate, che è un progetto che presentiamo per la prima volta in fiera, un progetto dal quale lavoriamo ormai da diversi mesi. A monte c'è stata una ricerca abbastanza sostanziosa, consiste in tirature molto limitate, molto esclusive, realizzate con materiali con acetati originali recuperati dagli anni 70, dagli anni 80. Le tirature sono state determinate dalla quantità di materiale che siamo riusciti a trovare, per cui ci sono occhiali che sono realizzati in pezzi unici, altri che sono realizzati in poche decine e altri in poche dozzine. Mi sembra di aver capito che questo è il primo anno che voi vi trovate a Mido. Quali sono le vostre aspettative per questa edizione della fiera? Le aspettative che noi vogliamo soprattutto dal mercato è cercare di cambiare quello è il modo di intendere il Made in Italy, e cercare di dare un impulso ulteriore a quella che è la capacità manufatturiera anche nel comparto dell'occhialeria e riscoprire tutte le vecchie tecniche di lavorazione con modellistiche leggermente retro rivisitate, con acetati esclusivi e con una collezione centrata ma con un'alta qualità produttiva. Questo è, diciamo, il nostro sforzo principale. Per quanto riguarda invece il concetto di moda, il pensiero della vostra azienda è la moda si segue, la moda si crea invece, quale delle due? Di sicuro noi non la seguiamo, non so se abbiamo la pretesa di crearla, di sicuro cerchiamo di fare un prodotto che sentiamo nostro, di creare appunto la nostra identità di marchio e per fortuna alcune persone piacciono e ci seguono, ecco. Il nostro playoff è Made in Italy with Love, per cui chi ci ama ci segue. Per quanto riguarda appunto sempre la vostra azienda, quali sono secondo voi i requisiti fondamentali per poter essere vincenti, comunque leader in questo ambito, in questo mercato? Noi cerchiamo di fare dei modelli che sopravvivano nel tempo e cerchiamo di curare bene il prodotto. E questa è la nostra missione. Io a questo punto vi ringrazio molto per la vostra disponibilità, vi auguro un in bocca al lupo quindi per questa esperienza a Mido. Grazie mille a tutti, grazie.